Allora, Domenico, cosa proponi? Allora, la mia proposta e la mia attività si svolge così. Qui ho un parco bici che va per i noleggi. Parliamo di bici da strada, mountain bike, trekking, piuttosto che city. Queste vengono noleggiate sia per la mezza giornata che per la giornata, e per poi magari poter organizzare anche qualche escursione di gruppo personalizzata in base al numero delle persone e a magari alla tipologia di percorso che le persone preferiscono fare, perché noi possiamo passare, abbiamo la fortuna di avere il Po molto vicino, quindi fare dei percorsi pianeggianti sugli argini di Po, se non poi le nostre colline, le nostre splendide colline da poter visitare in bicicletta senza fare fatica. Le nostre biciclette sono tutte comunque delle front. Ho deciso di non avere delle biciclette full perché comunque non ritengo che i nostri percorsi necessitino di biciclette biammortizzate. Abbiamo anche delle trekking da poter viaggiare comodamente, portarsi lo zaino piuttosto che un cestino e quello che è, per farsi il classico picnic autonomamente. E poi io do anche la possibilità a chi volesse conoscere la mountain bike di venire qua da me, noleggiarla gratuitamente per un'ora, farsi una bella passeggiata con una mountain bike a titolo gratuito, proprio per conoscere il mezzo e le possibilità che ha questo mezzo proprio come mobilità sostenibile. Di più non posso farlo. Allora, la mia proposta, diciamo, principale, che è quella con cui l'anno scorso ho potuto cominciare a fare questo lavoro, è quella di creare un piccolo pacchetto in collaborazione con alcune cantine, alcuni turismi, esigenze delle persone, e il mio pacchetto, diciamo, standard che è piaciuto di più l'anno scorso è quello di partire direttamente da una struttura che può essere una cantina o un agriturismo, scollinare un po' per il nostro territorio e far vedere le vigne piuttosto che qualche castello, piuttosto che qualche bel borgo, per poi fare rientro a casa dopo ovviamente una tappa per un caffè intermedio, e per fare ritorno nella struttura da dove siamo partiti e lì degustare i prodotti di quella struttura che ci ha ospitato. Ripeto che può essere una cantina piuttosto che un agriturismo. E questa cosa l'anno scorso è piaciuta, quindi la riproporrò. Abbiamo delle ottime strutture in Oltrepò Pavese per quello che riguarda le cantine, il nostro vino, gli agriturismi, i nostri prodotti, e consiglio a tutti di fare questa esperienza perché non costa tanto ed è una giornata che difficilmente dimenticherete. Grazie Roberto. Allora, vi volevo dare un consiglio per il discorso batterie e l'autonomia delle batterie. Allora, le batterie hanno un loro wattaggio, quindi si può passare dai 250 fino ai 900 watt e quindi lì aumenta l'autonomia della batteria. Però l'aspetto principale da tenere in considerazione per una questione di chilometraggio disponibile è quello del peso della persona, del percorso che si va a fare, perché ovviamente se si fa un percorso pianeggiante la batteria avrà un'autonomia maggiore rispetto a un percorso collinare piuttosto che di vera montagna, e la diciamo forza fisica della persona, che è la potenza che esprime sui pedali. Questo dato varia molto e quindi può essere che una batteria da 400 watt su un atleta duri 30 o 40% in più, quindi fa 30-40% in più di chilometri rispetto magari a una batteria da 600 watt data in mano a una persona pesante che la usa in modalità turbo e quindi avrà un'autonomia molto inferiore. Quindi di stare molto attenti ai dati che vedete scritti ovunque da internet piuttosto che su qualsiasi manuale, perché non sono mai reali, bisogna sempre valutare questi tre fattori. 95 magni, 100 pianino baffi. Cos'è? Questa è la ciliegina sulla torta della mia officina, gentilmente concessa, non è di mia proprietà, però è qua da me in affidamento e è la firma del foglio di partenza della Milano Sanremo del 1955.
Qui ci sono le firme originali di Coppi, che è il numero 47, di Piero Matti, che è il numero 100, nonché di Fiorenzo Magni e di tanti altri. Qua ho tutta la lista dei partenti. Il vincitore, c'è anche Rick Baxenberg, il vincitore è un individuale, è l'orgoglio della mia officina, diciamo che spero che non esca mai da qua.